Interventi per 7 milioni di euro e lavori al via nel 2014, con conclusione prevista nel 2017. Sono i numeri del progetto di riqualificazione di Villa Olmo, presentato a Fondazione Cariplo nell'ambito del bando Interventi emblematici. In attesa di conoscere il verdetto entro fine anno, al più tardi a gennaio, il Comune di Como dunque ha illustrato la proposta che si contenderà i 7 milioni di contributi Cariplo con gli altri progetti avanzati dal territorio, tra i quali il campus universitario. È un progetto complesso, molto articolato, ma direi soprattutto un bel progetto. Si punta sul verde assolutamente, perché noi abbiamo una lunga tradizione e una storia anche lontana che ci suggerisce di puntare sul verde. E siamo convinti che sia un punto di partenza e un interessante punto di forza per tutta l'economia a scala locale. Al centro del progetto la riqualificazione della villa, il recupero delle serre e la creazione di un orto botanico. Altri interventi riguarderanno la valorizzazione degli spazi del ristorante, la riqualificazione di Villa Saporiti e il recupero dei due casini, nei quali creare un centro documentale dei giardini e delle ville del lago di Como e un punto accoglienza con tanto di servizi igienici. Tra le idee contenute nel progetto, un teatro pulsante per gli spettacoli nel parco. Allo studio anche un nuovo modello gestionale, con il coordinamento di diversi settori che oggi si occupano della villa e il coinvolgimento di soggetti competenti. L'impegno in chiave Expo, infine, sarà la sistemazione completa per il 2015 di giardini all'italiana. 7 milioni il costo del progetto, cofinanziato per 860.000 euro dal Comune di Como, 500.000 euro dalla provincia e 50.000 euro dalla Camera di Commercio. L'obiettivo dunque è ottenere dai fondi Cariplo un contributo di circa 5 milioni di euro. In caso contrario, il Comune è pronto ad andare avanti, lavorando per lotti e cercando altri finanziamenti, rivolgendosi per esempio all'Unione Europea. Ce la giocheremo con la Fondazione Cariplo rispetto ad altri progetti, e poi il Comune di Como ha già previsto una prima parte di un primo lotto di interventi che è finanziato. Ci occuperemo delle parti impiantistiche, sperando di intervenire subito per realizzare anche un consistente risparmio energetico. Si tratterà poi di avviare in primavera, con la stagione favorevole, i lavori che devono essere fatti. Partirà la progettazione esecutiva già da subito per quello che riguarda il ristorante, perché la cosa importante è che, per dare più solidità dal punto di vista della sostenibilità all'operazione, il ristorante avrà le sue gambe per procedere, perché sarà affidato in concessione, quindi in una logica di partenariato.